buongiorno a tutti, sono il commissario capo Giovanni della polizia locale di Monopoli. Oggi attendiamo questo corso molto semplice sui monopatti, un corso fortemente voluto dall'amministrazione del comune di Monopoli proprio per sensibilizzare gli utenti all'uso del monopattino e di tutti quegli apparecchi di mobilità elettrica. Un corso ovviamente che non andrà a inquadrare la materia in modo tecnico per operatori di forze di polizia, ma per gli utenti che dovranno utilizzare questo tipo di strumenti, i monopattini elettrici appunto. Vogliamo subito cominciare dicendo che grazie all'articolo 1,75 della legge 160 del 2019 i monopattini vengono equiparati ai velocipedi. Si configurano quindi come dei veri e propri veicoli, dei veicoli il cui motore è a propulsione elettrica. Le caratteristiche di questo motore elettrico sono molto semplici. Il motore elettrico deve avere una potenza nominale continuata non superiore a 0,5 kW, quindi 500 watt. E in più questi veicoli non devono sviluppare una velocità superiore ai 25 km orari. La stessa velocità dovrà essere ovviamente ulteriormente moderata, perché i monopattini elettrici ad una velocità di 6 km orari potranno, laddove è previsto, anche circolare nelle aree pedonali, dove appunto è consentita la circolazione con questi veicoli. Va inoltre aggiunto che questi monopattini devono essere dotati di limitatore di velocità, il quale limitatore appunto consente di non andare a superare queste caratteristiche tecniche riferite sempre alla velocità stessa. Diventa molto importante dal punto di vista tecnico il riferimento che il decreto mille proroghe, il decreto 162 del 2019, il quale inserisce come articoli di riferimento, implementando quello che è già l'articolo 75 della legge 160 di cui abbiamo parlato prima, appunto implementa con altri ulteriori 7 commi che vanno a regolamentare non solo le caratteristiche tecniche, ma anche i comportamenti da tenere, ai quali gli utenti dovranno attenersi durante la conduzione di questi veicoli. Le caratteristiche tecniche che vanno ad aggiungersi sono delle caratteristiche non solo di natura costruttiva, ma andiamole a vedere nello specifico. Grazie al decreto mille proroghe riusciamo a inquadrare appunto meglio alcune caratteristiche tecniche che dovranno avere certi strumenti, o meglio l'equipaggiamento di cui il monopattino dovrà essere dotato. Innanzitutto il monopattino dovrà essere dotato di luci bianche anteriori e luce rossa o catadiottri rossi nella parte posteriore, così come è previsto per i velocipedi e quindi le biciclette. Allo stesso tempo
Il monopattino dovrà essere dotato di un apparecchio sonoro, il cosiddetto campanello, con il quale potremo fare le nostre segnalazioni acustiche nel momento della conduzione e nel momento in cui ve ne fosse bisogno. Un'ulteriore caratteristica è data dal fatto che gli utenti dovranno indossare immediatamente mezz'ora dopo il tramonto e comunque in condizioni climatiche o di luce ridotta il cosiddetto giubbino rifrangente o le bretelline rifrangenti, proprio per le ore notturne. In più i conducenti dovranno indossare anche un caschetto. Un caschetto che viene definito dal decreto milleproroghe un caschetto idoneo. Tecnicamente cosa significa un caschetto idoneo? Non è soggetto ad alcuna omologazione, così come quei caschi protettivi previsti invece per ciclomotori e motocicli. Idoneo significa che comunque abbia un allaccio e che a un tentativo di rimozione meccanica cerchi di avere una certa resistenza. Sono insomma idonei anche quei caschetti che vengono utilizzati dai ciclisti. Ovviamente il caschetto è importante per la salvaguardia della salute, anche se la normativa non l'avesse previsto, il caschetto protettivo. Un consiglio della polizia locale di Monopoli è sempre quello di indossarlo, quantomeno ci aiuta a proteggerci maggiormente. Un'altra caratteristica tecnica che devono avere questi monopattini elettrici è quella di non dover avere una seduta. Ci spieghiamo meglio. Non è assolutamente definibile monopattino elettrico un qualsiasi veicolo a due ruote che abbia una seduta superiore ai 54 centimetri, perché innanzitutto l'altezza della seduta è dettata da omologazione da un regolamento europeo, per la precisione, per chi volesse andare a documentarsi, il regolamento europeo numero 168 del 2003. È un regolamento con il quale, appunto, scusate il gioco di parole, si va a regolamentare la omologazione e la vigilanza del mercato sui veicoli in generale. Questo regolamento non va applicato a tutti quei veicoli che hanno una seduta non superiore ai 54 centimetri. Quindi, in modo tassativo, la normativa sui monopattini elettrici prevede l'assenza totale della seduta. Ovviamente seduta che andrà considerata anche in base a questa caratteristica costruttiva che vi ho detto poc'anzi. Vi ripeto ulteriormente, il regolamento europeo è il 168 del 2003, precisamente l'articolo 1, lettera K. Dal punto di vista costruttivo, inoltre, il decreto milleproroghe va anche a inquadrare una formulazione sanzionatoria differente in base a un caso specifico, che è quello del superamento della potenza nominale del monopattino. Infatti, stabilisce un sequestro ai fini di confisca che si aggiunge alla sanzione amministrativa di 100 euro come minimo edittale, in tutti quei casi vengono riscontrate delle caratteristiche tecniche di potenza nominale superiore
ai 2 kW. In questo caso di superamento ci sarà il sequestro ai fini di confisca. Nel caso in cui invece il veicolo abbia una potenza nominale superiore agli 0,5 kW, ma non superiore ai 2 kW, ci sarà solo ed esclusivamente una sanzione di tipo pecuniario amministrativa, ovviamente. Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, penso che sia tutto. Attendiamo ovviamente delle domande. Nel qual caso gli utenti fossero interessati anche ad approfondire la materia, richiamo tutte le norme di riferimento elencandovele, perché magari potreste anche avere il desiderio di andarvi a documentare specificatamente. La legge di riferimento è la 160, articolo 1, comma 75 del 27 dicembre 2019. Grazie a questa norma il monopattino viene equiparato ai velocipedi. A tutti quei velocipedi che abbia, a tutti quei velocipedi appunto, e come potenza di riferimento non superano i 5 kilo, gli 0,5 kW, chiedo scusa. La seconda normativa di riferimento è il decreto legge 162 del 2019, decreto mille proroghe, all'interno del quale poi c'è una descrizione ben definita di tutte le caratteristiche tecniche che il monopattino elettrico dovrà osservare per poter essere equiparato appunto ad un velocipede. Questo è tutto e speriamo di essere stati esaustivi e vi rimandiamo a vostre ulteriori domande e quesiti che vorreste rivolgerci. Buon utilizzo in sicurezza del monopattino elettrico. Buona giornata a tutti. Polizia locale di Monopoli. Diciamo subito che questa iniziativa, o meglio questa videoconferenza, questa videolezione, rientra pienamente in un'iniziativa organizzata dall'amministrazione comunale Monopattiniamo in Sicurezza e che ha come finalità principale quella di informare, formare e soprattutto sensibilizzare gli utenti della strada a che nella conduzione dei monopattini gli stessi possano rispettare quelle che sono le norme previste dal codice della strada. Come tutti abbiamo visto, in questo periodo l'incremento della circolazione di questi monopattini ci stanno un pochino, insomma, attanagliando, ecco, se proprio vogliamo usare un termine, in quanto molto spesso vediamo sfrecciare questi monopattini in barba a quelle che sono le regole previste dal codice della strada. Diciamo subito che, altresì, che l'incontro, o meglio l'oggetto di questa lezione, ma di questa campagna di sicurezza stradale, è finalizzata a far sì che gli utenti della strada possano comprendere quelle che sono le norme previste dal codice della strada, al fine di garantire sicurezza non solo a se stessi quando conducono i monopattini, ma anche e soprattutto verso gli utenti della strada, gli utenti deboli, i pedoni, che molto spesso si sono, diciamo, trovati coinvolti in incidenti, investimenti e quant'altro da parte di conducenti alquanto spericolati. E tra l'altro, voglio dire, è notizia di qualche giorno fa di un grave incidente che si è verificato, credo, nella regione Lombardia, dove purtroppo una signora è rimasta vittima in gravi condizioni di un incidente stradale in cui la stessa era conducente di un monopattino. Quindi, al di là di quelle che sono le regole che devono essere rispettate, vi ricordo sempre che è necessario un grande senso di responsabilità, sia che si guidi, diciamo, un monopattino, una bicicletta o un'autovettura. Quindi la responsabilità è alla base di tutto. Entriamo subito nel merito. Come sappiamo tutti quanti, il nostro legislatore ha stabilito che i monopattini prevalentemente a propulsione elettrica sono stati considerati dei velocipedi, così come previsti dal codice della strada, e come tali soggiacciono a quelle che sono le norme previste
dal decreto legislativo 285 del 92, meglio conosciuto come codice della strada. E partiamo subito dal presupposto, soffermeremo l'attenzione su alcuni, diciamo, aspetti fondamentali dei monopattini e per la precisione in riferimento, diciamo, alla circolazione dei monopattini, alla conduzione e ai divieti che sono imposti ai conducenti dei monopattini durante la loro circolazione. Ovviamente partiamo subito col dire che la circolazione dei monopattini elettrici non è consentita ovunque, ma diciamo, degli ambiti spaziali ben precisi quali ad esempio il fatto, ad esempio, una strada urbana, su strada, possono circolare su strada urbana con limite di velocità di 50 km orari e quindi dove è consentita appunto la circolazione dei monopattini. Sulle strade extraurbane, ove se è presente ovviamente una pista ciclabile, ma solo all'interno della pista ciclabile ovviamente, e nelle aree pedonali dove è prevista la circolazione, perché molto spesso ci sono delle aree pedonali dove la circolazione dei monopattini non è prevista. Per quanto riguarda appunto la conduzione, diciamo sui marciapiedi, fughiamo ogni dubbio perché ho ricevuto alcune domande, in tal senso, è assolutamente vietata la circolazione dei monopattini sui marciapiedi, perché come tutti sanno i marciapiedi sono solo ed esclusivamente appunto dei pedoni. Per quanto riguarda, le caratteristiche tecniche, sicuramente il collega commissario Rupp, vi avrà, diciamo, spiegato quelle che sono le dotazioni tecniche che ciascun monopattino, che ogni monopattino deve avere. Quindi non mi soffermerò assolutamente su questo, aspetto, se non, diciamo, ribadendo il concetto che i monopattini elettrici devono avere un motore, elettrico di potenza, nominale continuo non superiore a 0,50 kW. E che devono ovviamente avere dei requisiti tecnici previsti dal decreto ministeriale ed in particolare devono essere in possesso di un segnalatore acustico, molto importante, di un regolatore di velocità, qualora diciamo, di un regolatore di velocità, perché tutti i monopattini devono avere una velocità, possono circolare con una velocità non inferiore ai 6 km orari e non superiore ai 25 km orari. E per l'utilizzo ovviamente dei monopattini nelle aree pedonali, il regolatore di velocità è importante perché deve essere impostato sulla velocità non superiore ai 6 km orari, ovviamente nelle aree pedonali, sempre dove è prevista la circolazione. Per quanto riguarda invece, infine, devono essere in possesso di una marcatura CE della Comunità Europea in ossequio a quella che è la direttiva 42 del 2006 della Comunità Europea. Per quanto riguarda la conduzione su strada, occorre dire che subito che è richiesta l'età minima di 14 anni e non è prevista alcun tipo di, diciamo, patente o di certificato di abilitazione alla guida, o altro che possa, insomma, essere necessario per la conduzione degli stessi. Altro elemento importante è che nella conduzione dei monopattini, ovviamente, gli stessi devono circolare su un'unica fila, ovviamente sempre se le condizioni del traffico lo richiedono, e comunque non mai affiancati in numero superiore a due. Devono, dopo mezz'ora dopo il tramonto, devono necessariamente, o meglio, qualora anche le condizioni atmosferiche lo richiedono, devono necessariamente utilizzare un giubbino catodo rifrangente e devono essere muniti anche questi monopattini di dispositivi di illuminazione frontale e posteriore. Per quanto riguarda invece il casco, occorre dire che l'utilizzo del casco è obbligatorio solo ed esclusivamente per i conducenti minorenni. E altra regola fondamentale, i monopattini, diciamo, si possono condurre a mano quando si può essere, diciamo, di intralcio, di pericolo la circolazione, diciamo, dei pedoni. E infine devono
non devono essere i monopattini, diciamo, acquistati privatamente, non devono avere alcun tipo di assicurazione. Quelli invece, ovviamente, a noleggio, sapete tutti quanti che devono essere, diciamo, ma sono sicuramente, diciamo, in possesso di un'assicurazione di responsabilità civile verso terzi. Quindi, però vada, diciamo, è importante ribadire il concetto che i monopattini non devono, privati, i monopattini privati elettrici devono, non devono avere appunto l'assicurazione. Per quanto riguarda invece i divieti, occorre dire subito che è vietato trainare o farsi trainare. Molto spesso vediamo, insomma, molti monopattini che vengono trainati, oppure la circolazione in due o più persone, che purtroppo qualche episodio di cronaca, diciamo, locale ce l'ha anche dimostrato, ce l'ha anche fatto vedere. E ovviamente, così come detto in precedenza, essendo stati assimilati i monopattini a quelli che sono in buona sostanza i velocipedi, devono rispettare una serie di norme, di regole previste appunto dal codice della strada, che di qui a breve io vi enuncerò, vi ricorderò, perché è sempre meglio, insomma, ricordare determinate cose, e soprattutto, diciamo, quando si tratta di norme comportamentali previste dal codice della strada. Come tutti sapete, insomma, al di là di questa video lezione, di questi consigli utili, delle regole che bisogna rispettare, quello che è importante per tutti quanti voi è sapere che alla base, e mi ripeto perché sono certo che questo concetto sia di fondamentale importanza, è importante responsabilità. Condurre un velocipede, quale esso sia, tra cui, diciamo, nel particolare il monopattino, necessita di grande senso di responsabilità da parte del conducente, perché il monopattino, al pari della bicicletta, al pari del ciclomotore, è un veicolo che serve per spostarsi, e quindi, per quanto sia rientrante nel concetto di mobilità sostenibile, è sempre un veicolo, un velocipede che circola per la strada. E quindi, diciamo, circolando per la strada, è soggetto ad esposizioni particolari, e quindi a pericoli che comunemente la strada riserva durante la circolazione veicolare. Detto ciò, mi piacerebbe, insomma, riannunciarvi, o meglio, ricordarvi quelle che sono le regole previste per la conduzione dei velocipedi. E tutti sanno che, per esempio, i ciclisti devono procedere tutti su un'unica fila, in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedono, comunque mai affiancati, come detto in precedenza, in numero superiore a due, quando circolano, diciamo, fuori dai centri, mentre, diciamo, all'interno del centro abitato. Mentre quando circolano fuori dai centri abitati, devono sempre procedere su un'unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni 10, dice il codice della strada, e procede sul lato destro dell'altro. Quindi questa è una cosa molto importante, vale anche per i monopattini. Quindi possono, all'interno del centro abitato, circolare in numero, diciamo, affiancati in numero non superiore a due, però fuori dai centri abitati devono procedere sempre su un'unica fila, a condizione che uno dei due conducenti sia, diciamo, minore di anni 10, e quindi l'altro procede sulla destra dell'altro. Quindi, diciamo, faccia un po' il conducente, diciamo, maggiorenne o conducente superiore di 10 anni, deve tenere il conducente di anni 10 sempre sulla destra. Altra cosa molto importante, che molto spesso purtroppo stiamo vedendo e stiamo constatando, i conducenti di monopattini non hanno, in taluni contesti, libero l'uso delle mani e delle braccia, perché molto spesso sono, diciamo, distratti nel tenere in mano il cellulare, il dispositivo o altri dispositivi, e quindi di conseguenza vi è una scarsa, diciamo, innanzitutto di disattenzione, e poi, non guidando il monopattino, non conducendo il monopattino con entrambe le mani, diciamo, sul manubrio, si rischia ovviamente di perdere l'equilibrio, e quindi di, diciamo, incappare purtroppo in sinistri stradali.
così come detto in precedenza, anche per i velocipedi vale il divieto di traino, diciamo, e quindi devono condurre il veicolo a mano quando per le condizioni di circolazione lo impongano, ci sono delle particolari circolazioni, quindi quando c'è un sovraffollamento, per esempio, di pedoni o di intralcio, o diciamo, per altre circostanze. Quindi devono necessariamente condurre il monopattino a mano. È vietato appunto trasportare altre persone. E una domanda che mi è stata fatta e che mi è, diciamo, ho avuto modo di approfondire nel corso di questi giorni, è il discorso dei monopattini, o meglio dei sedili, se possono essere, diciamo, montati, se su alcuni monopattini sono previsti dei sedili. Possono essere montati dei sedili a condizione che questi non abbiano, diciamo, non sviluppino un'altezza superiore ai 54 cm dal suolo. Diversamente vengono considerati veicoli atipici e quindi come tali soggiacciono quelle che sono non solo la sanzione prevista da un minimo di 200 ad un massimo di 800 euro, ma anche il sequestro del monopattino, un sequestro amministrativo finalizzato appunto alla confisca. E vado verso la conclusione di questa video lezione, ringraziando innanzitutto l'amministrazione per questa iniziativa che ha voluto portare avanti e che continueremo noi nell'ambito, diciamo, delle attività di polizia stradale svolte. È importante, prima di porre in essere qualsivoglia azione repressiva, fare una grande campagna di sensibilizzazione e di informazione degli utenti, non solo per i conducenti dei monopattini, ma anche e soprattutto per i conducenti delle autovetture. E come mi è stato sempre detto da persone addette ai lavori nell'ambito di convegni, ma non solo, anche in materia di infortunistica stradale, molto spesso, o meglio quasi sempre, i mezzi che noi conduciamo, che possa essere una macchina o che possa essere un monopattino, diventano molto spesso, sono delle vere e proprie armi tra le mani. È chiaro che diciamo, la similitudine è molto incisiva, perché guidare un monopattino o una bicicletta o un'autovettura dopo aver fatto uso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti, è normale che si può diciamo, trasformare quel mezzo, che mezzo è previsto dal codice, viene indicato dal codice della strada, in una vera e propria arma, perché può danneggiare, far male non solo a chi guida, ma anche e soprattutto agli utenti deboli della strada, agli altri, diciamo, conducenti che molto spesso, insomma, rimangono vittime di incidente per colpa di negligenza, imperizia e imprudenza da parte di soggetti, di conducenti irresponsabili. Quindi mi avvio verso la conclusione e ringrazio nuovamente tutti per l'attenzione dimostrata. Ovviamente, qualunque sia, diciamo, il quesito da porre, potete, insomma, così come vi ha già enunciato il comandante del corpo, il dirigente Michele Cassano, potete inviarci una mail e sicuramente, insomma, vi daremo ulteriori risposte. Grazie a tutti e una buona serata.